Bentrovati al Rombo di Sala Stampa, all'interno della nostra trasmissione, una produzione di Sicrepress che trovate appunto anche sui social. Benvenuti ai due ospiti che animeranno questo segmento dedicato alle auto, ai motori in generale. Fernando Salerno è un ritorno, lui è responsabile regionale di OPES, ente di Buonasera. promozione sportiva, Buonasera. e bentrovato a Biagio Rizzo, presidente dell'associazione Rabbit Beach. Buonasera. Ok, buonasera, bentrovato Biagio. Con loro parleremo della gara di endurance che si è svolta ieri In a autodromo? Racalmuto, Autodromo Valle dei l'autodromo Templi. Valle dei Templi. Vediamo la clip e poi subito i commenti. Una clip che peraltro ha prodotto lo stesso Biagio Rizzo, e qui faccio i complimenti, facciamo i Grazie. complimenti come redazione. Vediamo la clip. Complimenti per chi ha avuto l'idea di questa gara di endurance 10 ore in pista, non tanto con le motosport che siamo abituati a vedere o con dei prototipi o delle sfavillanti auto a ruote scoperte, per esempio, come accade sovente sui circuiti italiani e non soltanto, ma abbiamo visto le nonnine, cioè le auto che solitamente uno pensa di andare a rottamare, ed è Infatti. questo il bello di questa iniziativa. E allora, perché Biagio Rizzo, presidente dell'associazione Rabbit Beach, avete avuto questa idea? Cioè, come arriva? Penso sia la prima volta in Sicilia. In Sicilia sì, è la prima volta. Io purtroppo non posso farmi merito dell'idea come proprio genitore di quest'idea perché io vivendo in Toscana per 10 anni sono venuto a conoscenza di una manifestazione simile alla quale ho partecipato, sempre con OPES, come ente di promozione sportivo. Scoccata la passione, scoccata proprio la scintilla, essendo che sono nostalgico della Sicilia, ho deciso di portare questo tipo di format in Sicilia. E quindi lo slogan puoi venire anche con l'auto del nonno, di cui io non sono padre, ma
diciamo, porta avanti l'idea come divertirsi Però senza. funziona, Biagio, questa è la cosa più importante. Funziona, funziona. Quindi. Anche se il livello di competizione si va mano a mano sempre alzando, perché la prima volta uno viene per divertirsi e poi uno viene con il coltello tra i denti. Oh, dunque, tu sei stato partecipe come Opes ovviamente a questa grande festa nella Valle dei Templi, è Sì. stata una bellissima manifestazione, Bellissima, sì. competitiva sicuramente, non parliamo di corsa agonistica, ma di competizione, Competitiva, nel sì. caso specifico. Ti chiedo, eri direttore di gara? Direttore Sì, di gara. in questo Ma ti sei frangente sì. Mi divertito? sono divertito, mi sono rilassato perché c'era una buona organizzazione e abbiamo fatto con altri ragazzi che oggi non sono qui, abbiamo preparato tutto per bene. È andata benissimo, guarda, io sono felice solo perché è andata bene. Tutti si sono divertiti, abbiamo fatto il massimo. Certo, a migliorare c'è sempre tempo. Perciò va bene così. Stanchi perché ovviamente, sai, 10 ore di gara sono pesanti. Ecco, cosa è Stare successo dietro. durante queste 10 ore di gara? Lo chiedo a Biagio perché queste auto che sono un po' vecchiotte, Sì. qualcuna da rottamare, sono state portate in pista. Esatto. E quindi capire se si sono bruciati i dischi, se le frizioni hanno retto. Il problema è che non c'è una possibilità prima per scoprirlo, Certo. quindi uno scopre se il lavoro che ha fatto sul veicolo lo scopre in gara stesso. Per cui la gara è cominciata alle 7 del mattino, abbiamo detto 10 ore, però c'è un'ora di prova libera, quindi sono in realtà 11, dove i piloti prendono confidenza con il circuito, con i vari piloti, perché sono più piloti per la stessa auto. Sicché nel momento in cui comincia uno capisce se la macchina tiene. Perché per la prima ora tiene, per la seconda ora tiene, poi chi lo sa. Infatti abbiamo cominciato la gara in 15, 15 veicoli, l'hanno portata a termine 11 veicoli. Addirittura c'era un team che veniva da Lampedusa, anche da Malta, però il team che veniva da Lampedusa, conoscendo un signore che ha un centro di ricambi, ha rotto un pezzo, sono corsi in un altro paese a comprare quel pezzo, l'hanno montato No, e è sono rientrati straordinario. dentro. Questa è una Esatto. storia d'altri tempi, meravigliosa. Quindi sono andati a comprare un pezzo. Esatto, sono in gara in corso, sono andati a comprare un pezzo perché finché non finiscono le 10 ore, non è detto che puoi perdere o che puoi vincere. Chiedo al direttore di gara, in questo caso al responsabile di Opes a livello regionale, ma chi può prendere parte a questo tipo di gare? Allora, possono prendere parte le persone che ovviamente hanno il certificato medico sportivo idoneo, hanno la nostra licenza. E quindi poi si vogliono cimentare in questo sport, diciamo, aperto a tutti, sempre rispettando tutti i canoni di sicurezza sia delle vetture che poi anche dei partecipanti. Qualcosa che comunque è nuova, dicevamo con Sì, Biagio in infatti Sicilia, sono può avere felice un di questo. futuro? Sì, sono felice di questo. Anzi, ne approfitto pubblicamente per ringraziare Biagio, Giuseppe e Alessio, che sono gli altri due i suoi amici che hanno fatto spalla per portare avanti questo evento, perché hanno portato veramente qualcosa che mancava in Sicilia. Da questo ne facciamo tesoro e esperienza per già lavorare per il prossimo 2025 a un evento ancora più certosino, ancora più bello, organizzato ancora meglio. Ecco, torniamo da Biagio. Allora, è difficile organizzare le gare dalle nostre parti. Tu sei stato in Allora, Toscana, immagino anche per motivi di lavoro. Ti chiedo, è così difficile come abbiamo spesso sottolineato proprio anche in questa sede? In Toscana premettiamo che con l'associazione Rabbit Beach abbiamo organizzato eventi che sono ricreativi, ludico-ricreativi, slash culturali e non di tipo competitivo. Sono eventi di tutt'altro stampo in strutture non predisposte, cioè noi noleggiamo aeroporti in Toscana e quindi facciamo manifestazioni automobilistiche all'interno di aeroporti, non si intende l'aeroporto L'Amerigo Ovviamente, Vespucci o certo, Galileo Galilei, ovviamente. sono aeroporti Certo. secondari però. In autodromo invece in Sicilia è diverso perché noi abbiamo cominciato a marzo come prima esperienza e un grosso supporto l'ho ricevuto dal responsabile del settore motori, non regionale, ma di Opes Italia, Paolo Martini, che lo saluto e lo Il nostro responsabile ringraziamo. nazionale, sì. Paolo mi ha dato tante belle linee guida e mi ha aiutato a, diciamo, inserire tutti i vari tasselli per poter organizzare una tipologia di gara di questo tipo. E tant'è vero rispetto a quello che stavamo dicendo prima del futuro, che già quest'anno, appunto, abbiamo fatto la prima edizione il 10 di marzo e questa è stata una cosa veramente pionieristica perché era la primissima volta
Il tipo di motorsport regionale si distacca tanto dall'endurance come tipo di disciplina. Quindi già avere quelle 10 squadre che venivano e si cimentavano, avevano il coraggio di prendere una macchina, prepararla e correre soprattutto per 10 ore, perché sono di fila. Quindi è stato quello lì già il primo scoglio, che è stato, quando è stato superato è stato bellissimo. Poi da lì a valanga parte una pallina e sta diventando una valanga. Infatti la seconda gara è stata fatta il 29 di giugno in notturna, e quindi 29 di giugno. In provincia di Agrigento, a Racalmuto, è una fornace. Quindi come facciamo con questi poveri motori per farli respirare? Di sera. Quindi è cominciata alle 16 ed è finita a mezzanotte. E questa di qui invece è stata di ieri, la gara di ieri del 17 novembre è stata la prima gara di 11 ore. Diamo anche il prossimo appuntamento? Ancora no, Ancora no. ancora no, Con ancora l'anno no. No, no, nuovo? Sarà con c'è, l'anno nuovo? esatto, sì, no, no, sarà prima dell'anno nuovo, però. Prima dell'anno nuovo, quindi a sorpresa. Esatto, l'idea è di fare più appuntamenti fissi. Noi per ora abbiamo lanciato degli spot così, quando potevamo, tra i vari impegni personali, sempre nel dubbio che questa potesse essere un'attività. Quindi rilanciamo questo appello a tutti i siciliani, perché ci seguono sul digitale terrestre, ma anche sui social. Se avete una macchina che pensate non sia ancora da rottamare, non c'è Però un voglio problema aprire. di data, ora Sì, sì. ti do la parola, No. ma non c'è un problema di data, No, no, no. questa è anche una macchina del No, 1960. abbiamo un regolamento, insomma, C'è può un essere una. regolamento C'è un ovviamente da regolamento, cioè non rispettare. possono prendere parte veicoli a tre ruote, però sull'anno di fabbricazione dei veicoli Open. non abbiamo limiti ad oggi, Ad oggi non sono in limiti. futuro. Bene, quindi per poter partecipare invece di rottamarla, insomma, gli ridiamo un'altra chance a queste Sì. auto e poi credo che sia anche una festa, no? Sì, Tutto sì, quello che si vive attorno a questa gara, sì. Sì, evidentemente, come, al di là di chi infatti, ha vinto, di chi arriva secondo, terzo, esatto, dico dalle sia immagini, una festa, l'abbiamo sì. visto anche dalle immagini. Volevi dire. Volevo dire, lo slogan l'auto del nonno, cioè nel senso è bello dare vita a una seconda, ma cioè a una, ma una seconda vita a una macchina, invece di destinarla alla pressa. Però, tra la seconda, la prima gara, la terza gara, c'erano anche bei giocattolini, cioè giocattolini non da poco, perché poi prendono parte, Cosa visto intendi per giocattolini? Lo diciamo, io ho già giocattolini. inteso, ma per i nostri Ok, telespettatori. allora mi spiego meglio. Il regolamento prevede diverse categorie, okay? Quindi uno può divertirsi con poco utilizzando un'auto che era destinata alla pressa. Una punto, Esatto, per una esempio, punto. Fiat punto. Può prendere una punto prima serie destinata alla pressa, divertirsi ed essere competitivo, perché ricordiamoci che vince chi arriva in fondo, non chi è più veloce sul momento. Però durante le varie tre edizioni che ci sono state, cioè ci sono state auto di un certo tipo, di un certo valore. Non solo auto stradali, ma auto Da anche corsa, vera da e propria. corsa che hanno già preso Quindi dei parte. prototipi No, anche. no, Ah, nemmeno. no. Proprio auto da corsa. Auto che hanno già preso parte a competizioni ufficiali, In pista in o in strada? pista, in strada, macchine che comunque hanno già un assetto diverso, L'assetto della corsa, assetto, famoso assetto da esatto, corsa. sì, no, un assetto nel senso largo della parola, sono già impostate per correre da team. Questa è la parentesi, è Questa una era gran la bella Stiamo parentesi. migliorando, potrebbe essere riduttivo Assolutamente. anche a rottamare. Sì, però per lanciare anche il messaggio, Esatto. evidentemente. Uomini e donne, dunque, chiamati anche Certo, a sicuramente, partecipare, perché sicuramente. Opes è anche questo. Ma sicuramente. Opes è anche questo, ma sta già guardando al calendario degli impegni immediati. Sì, Nando abbiamo Salerno. oggi chiuso un altro accordo con il sindaco di Adrano. Adrano. Fabio Fabio Mancuso. Mancuso, svolgeremo l'ottavo Memorial Nino Viaggio, proprio intitolato al papà dei due nostri amici Riccardo e Giuseppe, i fratelli Viaggio detti perché loro sono campioni, corrono con le 700 minicar, quindi Quindi si farà ad Adrano si nel farà ad nuovo Adrano, anno, col a nuovo loro casa, sì, a casa loro nel nuovo anno, aprile, marzo, quindi già un ringraziamento al sindaco che oggi ci ha dato la massima disponibilità. Sono stato pure a parlare con il dirigente di pubblica sicurezza, il dottore San Giorgio, quindi ci siamo ritrovati subito perché è meglio mettere le mani avanti, soprattutto per svolgere un lavoro in tranquillità e in sicurezza. E Bene. poi abbiamo tutto il nostro calendario, Biancavilla, Intanto pensiamo a Bronte, Scordia. sì, Scordia, giorno 1° dicembre, domani sono di nuovo a Scordia per fare gli ultimi sopralluoghi e verifiche tecniche.
Stiamo ripartendo, spero che ci saranno tanti piloti perché per noi questo è un buon momento di riscatto, di felicità, insomma, mi farebbe piacere festeggiare con tutti loro. Esatto, e noi saremo sempre comunque pronti a sentirvi, a sostenervi. Poi ti faccio vedere le immagini, sarò di nuovo ospite, mi auto invito. Va bene, avremo modo di parlare anche di questa gara, a cominciare da Scordia, credo. Sì. È uno Scordia. Slalom? È un challenge. Un challenge, sì. Bene. E allora, in chiusura, Biagio Rizzo, dunque, questo è uno degli appuntamenti, però vi muovete a 360 gradi. Sì, cioè nel senso, nel mondo dell'automobilismo a 360 gradi, questa è l'unica delle attività che noi facciamo in maniera competitiva. Poi però, per il resto vi muovete su altro anche, sì, come associazione, esatto, Rabbit Beach. Esatto. Cioè nel senso noi ci siamo costituiti come associazione perché da appassionati e partecipanti a varie tipologie di eventi auto, che non sono solo le gare in pista o le gare in generale, ma il mondo dell'auto comunque permette di esprimersi a 360 gradi, per cui ci sono anche i raduni, esposizioni di varie tipologie di vetture, da corsa o non da corsa. Quindi nel corso, diciamo, dei 2 anni di fondazione della Rabbit Beach ci siamo trovati ad affrontare diverse tipologie di eventi come organizzatori, da eventi in aeroporto a esposizioni a caccia al tesoro, tra virgolette, non sono caccia al tesoro, però per fare capire insomma, sì. E soprattutto in Sicilia il riscatto mio invece è stato quello di avere la soddisfazione di poter organizzare una gara del genere. Devo ringraziare tutti i partecipanti che all'inizio sono stati pionieri, certo, in questo, tutti i partecipanti intesi come piloti, perché sono i piloti che fanno muovere questo, certo, mondo, e noi organizzatori, io nel mio caso semplicemente apparecchio per loro, ma quando i piloti si divertono e sono contenti è una grandissima soddisfazione. Ed è un piacere sapere che comunque è stata una grande festa questa, sì, che sì, si è svolta sul circuito della Valle dei Templi. La denominazione competizione, competitiva sta per partenza, arrivo e stesura di una classifica dalle quali si evince chi è arrivato primo, secondo e terzo, perché le modalità competitive negli eventi amatoriali ci stanno. Una cosa che mi stavo dimenticando, non volevo mancare di rispetto, la gara di challenge di Scordia è organizzata dalla Briganti Corse. Bene, okay? Avremo modo di ritornare anche su questo argomento. Saluto Biagio Rizzo e gli chiedo, sei stato in Toscana quanti anni? Una decina d'anni, decina d'anni per completare il percorso universitario, sì. Ok, ma pensi, sei tornato in Sicilia e... Anche se il nome Rabbit viene da Lampedusa, perché l'isola dei conigli sarebbe, sì, praticamente la famosa, però... isola dei conigli che tutti noi conosciamo, davvero uno splendore. Ti chiedo, sì, qua in Sicilia si può investire in questo mondo dell'imprenditoria legata anche alle gare automobilistiche, al mondo a 360 gradi? Io credo. Sì, sincero. Io credo. Guarda quella telecamera, la 3. Ok. Sì, sincero. Io credo che come io, mosso dalla passione, sto smuovendo qualcosa e nel mio piccolo abbiamo creato una competizione che sicuramente è irrilevante per molti, però per pochi è bella, io penso che si può fare. Si può fare. Certo. Ci scommettiamo. È un grande sacrificio, perché tieni presente che anche l'autodromo ha fatto la sua parte, giusto? È un autodromo gestito dai privati che riesce ancora a barcamenarsi con tutto quello che è il mondo dei costi. Dei costi, delle della burocrazia. Della burocrazia, delle ritorsioni. Però alla fine sono lì, fanno lì la loro parte. Voglio aprire altri fronti. Voglio aprire altri fronti, perché c'è da dire il fallimento dell'autodromo di Pergusa, che è veramente una vergogna. Al momento è fallito. È chiuso. C'è l'amministrazione della dottoressa, che non mi ricordo come si chiama, quindi non si può fare niente. Non c'è un calendario. Non c'è niente. Io mi auguro che ci siano degli imprenditori, anzi lancio un appello agli imprenditori siciliani: signori, rilevate l'autodromo di Pergusa, vi prego, non lo fate perdere, non lo abbandonate, perché sarebbe un peccato di Dio veramente. È un peccato veramente, perché si è sempre parlato di rilanciarlo, questo circuito, ad Anello sì, certamente, però è sempre un punto di riferimento. Devo dire che so che ci sono degli imprenditori catanesi che si stanno muovendo, però non posso dire il nome, perché ovviamente direi una cosa Tientela per te, va bene? Magari col nuovo anno. Ecco. Magari apriamo la bottiglia. Grazie a Nando Salerno, responsabile regionale di Opes, e a Biagio Rizzo, presidente dell'associazione Rabbit Beach, oltre agli altri soci. Vi aspettiamo presto. Grazie pubblicamente.
altri. Certo, ringraziamo e poi andiamo in sigla. A Giuseppe Schembri e Alessio Biondo, sono il mio braccio destro e il mio braccio sinistro, senza di loro non potremmo fare niente. Grazie, grazie Biagio, buon lavoro, in bocca al lupo. Finisce grazie. Qui l'appuntamento con il rombo di Sala Stampa.